Cancro, benvenuto in questo oroscopo per il mese di giugno 2023. Allora, astrologicamente parlando, è un periodo direi abbastanza favorevole per te, nel senso che, allora, Plutone rientra il giorno 12 giugno, rientra in Capricorno, quindi qui si potrebbero ripresentare per te, ma in special modo per la terza decade del Cancro, eh? Non credo tutti. Comunque, per la terza decade del Cancro in modo particolare si potrebbero ripresentare vecchie situazioni, un qualcosa, magari anche semplicemente dentro di te, Cancro. Un qualche sai quando senti friggere dentro di te, no? Un qualcosa, ecco, che ti trovi a dover riaffrontare. Ma nello stesso tempo, qui c'è anche il transito unitamente sia di Giove che di Mercurio dal Toro, che per te sono due transiti che poi è un transito unico, cammineranno a braccetto, molto molto favorevole, molto molto positivo. Qui posso vedere per te anche il riprendere in mano vecchie situazioni economiche, quindi qui si ritorna a parlare di denaro. Guarda, qui c'è anche un sole molto molto bello che parla di amicizia, esattamente, ed era esattamente quello che ti stavo per dire. Vedi il sole e Venere, la tavola. Allora, qui Cancro, semplicemente tu potresti avere a che fare o tornare ad avere a che fare con degli amici o un amico, un'amica, ok? Qui me lo dicono sia le carte che proprio le stelle, l'oroscopo, perché tengo a mente, ovviamente, dentro di me, nella mia testa, i pianeti dove stanno. E come ti stavo dicendo, questo almeno per la prima parte, per i primi 12 giorni del mese di giugno, in cui anche Mercurio cammina in Toro unitamente a Giove, qui effettivamente ci può essere proprio il vedere, l'uscire con degli amici, magari un pranzo, una cena, passare dei momenti di convivialità. Non per niente qui ce la fanno proprio vedere, no? Questa coppa, questo piatto, quindi la tavola, questa carta mi parla di tavola, ma anche appunto un riunirsi a tavola con qualcuno, quindi magari c'è un qualcosa da celebrare, un compleanno, una che ne so io, ok? Un compleanno, un qualcosa appunto, una ricorrenza, ecco, non mi veniva la parola, va bene Cancro? Andiamo a vedere ancora per giugno, per il mese del Cancro. Qui me ne sono volate due, cioè sia il nodo che la scala. Il nodo mi parla di progetti che non andranno a buon fine, che non avranno successo, ma vediamo, fermi ora, vediamo tutte le altre carte. Questo potrebbe essere dovuto al rientro di Plutone in Capricorno, che come sai per te è in opposizione. Quindi qui un qualcosina potrebbe, come stavo dicendo, un qualche nodo potrebbe venire al pettine, magari è un qualcosa che tu hai lasciato lì. Comunque si ripresenterà. Nello stesso tempo, però, qui c'è questa scala che ci dice l'esatto contrario, cioè l'arrivare al successo. Quindi, Cancro, io credo che, siccome c'è sia Plutone in opposizione, sia Giove invece in sestile, quindi il pianeta della fortuna che ti sosterrà in questo mese di giugno, qui c'è semplicemente un qualcosa che dovrai riaffrontare, ok? Che magari lì per lì ti farà pensare di, come ti posso dire, di non riuscire, no, a sistemare. E invece tu ce la farai, perché qui me lo stanno dicendo. Poi qui c'è Venere e Sole, quindi figurati. Ma proseguiamo e andiamo a vedere con gli oracoli volume 2. Quindi magari semplicemente questo Plutone in Capricorno potrebbe, appunto, come stavo dicendo all'inizio, no, riproporti un qualcosa che non era completamente chiusa. Però, insomma, con Giove e Mercurio in Toro qui ci se la dovrebbe fare a sfangarla. Andiamo a vedere giugno 2023 per il segno del Cancro. Ci sarà una partenza improvvisa, quindi qui tu ti potresti recare proprio anche da qualche parte. Qui c'è la valigia, ok? Magari forse proprio insieme a questa amicizia di cui abbiamo parlato prima, ok? O comunque
con qualcuno, ma la carta mi parla anche, siccome c'è improvvisa, ok, un qualcosa deciso proprio così su due piedi, un cambiamento proprio repentino, comunque veloce, pum 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 pum, un qualcosa deciso magari lì per lì, magari qualcosa proprio di non programmato. Vediamo gli oracoli dell'amore cosa hanno da aggiungere. Segno zodiacale del Cancro per l'intero mese di giugno. Per l'intero mese di giugno 2023, Cancro. Guarda, già questa carta mi conferma quello che ti stavo dicendo, il cambiamento di cui abbiamo parlato. Cambiamento appunto che potrebbe essere un viaggio vero e proprio, non preventivato prima, ma anche un cambiamento di una situazione proprio. Effettivamente qui si passa da un nodo che arriva, che viene al pettine, un qualcosa che non c'era riuscito a fare, che però riusciremo ad affrontare con successo. Quindi io per ora queste carte le vedo di molto bene. Voglio tutto e ti trova molto attraente. Quindi qui effettivamente ci potrebbero parlare di una persona, di un'amicizia, di un legame, di un qualche tipo con qualcuno, di una persona che potrebbe magari proprio manifestarci il proprio interesse, la propria attrazione nei nostri confronti. Non lo escludo affatto, anche perché Mercurio congiunto a Giove al Toro, per te proprio di questo mi potrebbe parlare, ok? Andiamo a vedere. Per il segno zodiacale del Cancro, per l'intero mese di giugno 2023, cosa vedete? Cosa accadrà? Ok, qui sono volate due carte, il sole in primis e il 6 di denari. Anche questa carta, vedi, mi richiama questo disco pieno di luce, no? Mi richiama molto il sole che esce fra l'altro dalle nuvole, vedete? E il sole che abbiamo visto già qui. Quindi è proprio il caso di dire, almeno fin qua, qui c'è il sole che torna a splendere, che torna a brillare per il segno del Cancro, anche perché è congiunta a questa Venere. Comunque vediamo, sole, 6 di denari, vediamo cos'altro esce. Sole, 6 di denari, cos'altro per il segno zodiacale del Cancro. Cancro, mese di giugno, vedi il 10 di bastoni. Ma guarda, Cancro, qui c'è un pochino da faticare, magari ci sono molti obblighi, molto. 10 di bastoni, 10 di coppe, da faticare. Va bene, qui c'è un qualcosa, insomma, magari qualche responsabilità, un qualcosa da fare di pesantuccio, però insomma qui, nonostante, stavo dicendo, questo grosso carico che tu potresti avere sulla schiena, qui c'è la realizzazione, Cancro, accidenti, poi sole congiunta a Venere nelle carte e Mercurio congiunta a Giove nel cielo, quindi anche sia l'astrologia che le carte, diciamo, ci parlano proprio in senso positivo. Vediamo. Segno zodiacale Cancro, mese di giugno. Segno del Cancro per il mese di giugno, vediamo, mi si girava una carta, mi sembrava di aver visto, vediamo, no, scelgo io per il segno del Cancro, mese di giugno, il fante di denari e il cavaliere di coppe del taglio. Guarda come sono queste carte. Ma allora, guarda, e qui addirittura la regina. Comunque, qui c'è senz'altro anche un fare un qualcosa in famiglia, se ne avete una, altrimenti si può parlare della grande famiglia, insomma, degli amici più cari di lunga data. Fatto sta che io ti vedo insieme a degli affetti, va bene?
Io molto vedo la famiglia, ma per chi non ce l'ha, si può trattare effettivamente di un gruppo di persone unite da affetto o da una conoscenza di lunga data. Qui si può trattare proprio del viaggio, perché io vedo il viaggio da tutte le parti, quindi Cancro, qui sicuramente da qualche parte tu andrai, eh? Qui nel mese di giugno uno spostamento c'è. Qui posso vedere proprio marito, moglie e figlio, o compagno, compagna, insomma, chiamatelo come vi pare, ma anche come ti stavo dicendo, magari ok, con degli amici, insomma, molto, molto cari. Ecco, quindi qui questo viaggio, questo spostamento sicuramente, giornate senz'altro felici. Qui ti può arrivare anche un aiuto di un qualche tipo, da un amico, da un'amica, per qualcosa, forse anche per un trasloco vero e proprio, perché io posso vedere anche un trasloco che tu devi fare, forse proprio di città, ovviamente non vale per tutti, naturalmente, ma io sono convinta che fra di voi, visto proprio anche questi pianeti, l'astrologia, questi transiti planetari, io qui penso che qualcuno di voi senz'altro debba avere da fare o un trasloco proprio di casa o magari semplicemente di lavoro, insomma, qui questo spostamento, questo movimento come sede io lo vedo, forse è per quello, ecco, che avrete bisogno della mano di qualcuno. Comunque qui un aiuto vi arriva da qualcuno che sia monetario, quindi economico, che sia proprio di un consiglio, insomma, di un qualcosa, anche perché effettivamente, Cancro, qui tu c'ha parecchio sulle tue spalle, eh? Qui tu c'ha molto come obblighi, come responsabilità, tu c'ha molto sulle tue spalle. Qui diavolo amanti, guarda, qui ci può essere qualche cancrino che potrebbe vivere, come dicevamo, vedi qui, una passione molto molto forte per qualcuno o con qualcuno, eh? Qui questo diavolo amanti me lo fa vedere. Non voglio dire un'ossessione, però anche proprio una passione, un legame molto 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 forte qui c'è. Guarda, non escludo chi di voi potrebbe anche fare una nuova conoscenza, eh? Io non lo escludo affatto, o almeno ci potrebbe essere anche una vecchia amicizia che di punto bianco. Comunque potrebbe cambiare un po' atteggiamento nei nostri confronti, dimostrandosi più che amico, più che amica, anche un po' infatuato, diciamo, attratto da noi. Non so come meglio dire, va bene, Cancro? Andiamo a vedere cos'altro mi dicono. Poi lo spostamento, il viaggio, ci può essere proprio esattamente un trasloco, quindi ci può essere anche chi di voi magari sta cambiando casa, insomma, qui ci sono grandi cambiamenti in vista. Ecco, questa è la cosa che più mi sento di lasciarti. Ovviamente qui ci sono anche delle comunicazioni che ti arriveranno. In special modo da una persona che un pochino ti ha ferito emotivamente, eh? Qualcuno qui ti ha ferito emotivamente, qualcosa ti ha fatto, ti ha detto o non ti ha fatto, ovviamente. Comunque qui questo Plutone in Capricorno ci ripropone il discorso e qui potremmo avere, vediamo, la possibilità di risolvere con successo il problema. Va bene, Cancro, quindi mi raccomando, sangue freddo, lo so che è dura, nel senso che qui tu c'hai molte cose sul groppone, sulla tua schiena, molte responsabilità, molti obblighi sicuramente, però insomma qui tu navighi verso la riuscita e poi ti vedo circondato proprio da affetto, dall'amore dei tuoi cari, dalle persone a te più vicine. Va bene, Cancro, fammi sapere giù nei commenti, mi raccomando, e fatti vedere, eh? Al prossimo video, ok? Ciao!